Ciao a tutti, mi chiamo Marco Giustarini e sono un fighter italiano di MMA. Vengo da Latina, da piccolino ho sempre avuto comunque un carattere un po' agitato e mio papà, per calmarmi e darmi una disciplina, mi aveva iscritto a un corso di kickboxing quando avevo 8 anni. Io, per capire meglio questo sport, visto che in Italia non andava molto, sono andato a Londra per 4 mesi e ho cominciato a imparare il jiu-jitsu brasiliano dalla Carson Gracie Londra e mi sono allenato con atleti del calibro di Jess Liudin, ex UFC, e Ashley Grimshaw. Mi sono trovato estremamente bene a Londra, comunque una delle mecche dell'MMA europeo. Tornato da questa grande esperienza, ho avuto la fortuna di conoscere bene Michele Verginelli uno dei primi match a Impera. Mi ricordo come se fosse adesso che dietro le quinte Michele mi disse, io comunque lo vedevo come uno dei migliori dell'MMA, colui che l'ha portato in Italia. Come ragazzo per me era un idolo ed è un idolo. E per questo lui mi rivolse parole e mi disse comunque grande match. E da lì in poi sono riuscito a conoscerlo e sono diventato suo atleta. Orgoglioso di esserlo tuttora e di avere comunque Michele vicino, perché per ogni cosa lui cerca di aiutarmi e di darmi forza. Nel mio primo Magnum, una settimana prima purtroppo viene a mancare mio zio, ma in quella settimana prima che purtroppo mancasse, in un discorso mi diceva come andava e come andava il calopeso. Io soffro un po' il calopeso facendo i 66 kg. Io gli dissi, guarda zio, sto quasi a 66 ma non sto benissimo. Lui, per tirarmi su, ha detto, ah, non ti preoccupare, sarai veloce come un barracuda. E questo è rimasto veramente, veramente nel cuore. Purtroppo poi mancò e comunque credo che mi voleva venire a vedere, feci un grande match anche per lui. Lo saluto e lo ringrazio perché mi sta sempre vicino. Prima di un match la preoccupazione principale non è tanto di farsi male o comunque di non vincere, ma no, non è quello, è il fatto di comunque non deludere le persone che ti hanno veramente seguito e ti hanno dato tanto. Quello è non deludere te stesso e la persona che ha dato il suo tempo per te. Ogni atleta passa le tue stesse paure e le tue stesse preoccupazioni. Il fatto di che quello che combatti non è l'atleta che c'è davanti, sono le tue paure, le tue insicurezze, il fatto di non dover dedurre nessuno e te stesso. Quella è la cosa che io ho sempre ripetuto e ripeto anche alle persone, ai giovani che mi stanno ascoltando o comunque alle persone che si stanno approcciando adesso all'MMA, di crederci sempre. Credo che la psicologia, comunque il farsi forte e il credere in te stesso sia una delle cose, le basi principali di un atleta. E poi comunque sia allenare sempre la parte fisica, la parte tecnica. Nel mio futuro voglio dare tutto me stesso a questo sport. Chi mi conosce davvero sa che atleta sono e che volontà ho. Forse tecnicamente dovrò migliorare, certo, tutti devono migliorare, ma la volontà che ho io non credo ce ne abbiano tante. Spero di farmi vedere in tornei importanti. Vedo veramente mille corsi, sia Latina che fuori di MMA, con personaggi o maestri che non improvvisati. Voglio dire, prendeteli seriamente, soprattutto voi maestri o ipotetici maestri, prendete seriamente chi avete a fianco, perché l'atleta merita rispetto come il maestro merita rispetto. Quindi deve essere una cosa reciproca. Veramente l'MMA non è uno sport da sottovalutare o da prendere sotto gamba. Io credo che sia una cosa che hai dentro e ti viene spontanea fare e credere. Il progetto Fight Inside mi è piaciuto molto, anche perché, come si dice, io mi rinnovo sempre. Purtroppo quando mi faccio male per me è come ricominciare da capo. E quando ho ricominciato da capo ho sentito Stefano. E tra virgolette è stato come un segno. Credo nel suo progetto come io credo in me stesso. Ha veramente gran cuore, lo vedo. È venuto qua a Latina da Roma, in men che non si dica, sta con me qua al mare a fare riprese. Spero davvero che andiamo avanti insieme.
e vi aspetto tutti a Latina se volete, io sono qui. Di parecchio tempo, aspettate un attimo, aspettate due secondi. Ma che stiamo sopra un alveare? Lo sai che non lo so? Eh sì, siamo sopra un alveare.